Allora, siamo con il senatore a vita Renzo Piano, al quale chiediamo qual è il legame tra architettura e cibo. Ce ne sono tanti legami tra architettura e cibo. Intanto sono due mestieri antichissimi, perché proteggersi, crearsi un riparo e nutrirsi sono le prime attività dell'uomo, indubbiamente. Ma poi sono mestieri che si assomigliano alla fine, perché sono mestieri in cui c'è una tecnica, una scienza per conoscere, cioè proprio il saper fare le cose. Costruire significa conoscere materiali, mettere assieme, combinarli, farli stare assieme, la stessa cosa in gastronomia. E però c'è anche un aspetto etico, perché poi bisogna anche sapere perché si fanno le cose, per quale scopo. Nutrire il pianeta è un tema fondamentale, un tema importantissimo, è la grande scommessa del futuro, quindi c'è sempre un perché, c'è un'etica, c'è il bisogno di cambiare questo mondo, che è sbagliato, la metà del mondo soffre perché mangia troppo, l'altra metà perché non mangia abbastanza, c'è qualcosa che non funziona, è sicuro che bisogna. E poi c'è anche una parte più segreta, più delicata, che è la poetica. C'è una poesia, sì. Chiamarla bellezza, amore, passione, insomma, c'è qualcosa che è naturalmente in comune costruire. Quindi sono tantissime cose che vanno assieme. Posso ancora chiederle, Sì, no, io ecco. devo però andare, perché sì, Solo se non una vuole domanda, sarà troppo lunga. Ecco. sì, veloce. No, vai pure, poi un po' faccio. per uno, va. No, solo. Vabbè, se vuoi Ti fare. faccio questa velocissima.